La Corte d'Appello di Catanzaro ha ridotto le condanne per sei imputati coinvolti nell'inchiesta Demetria 2, originatesi dalle indagini sull'autobomba che causò la morte di Matteo Vinci all'Imbadi, rivelando un traffico di stupefacenti. I giudici hanno condannato Vito Barreca a 15 anni, 10 mesi e 20 giorni, la riduzione rispetto ai 16 anni di primo grado, e poi Domenico Bertucci a 6 anni e 11 mesi, ridotto rispetto agli 8 anni in primo grado, Antonio Creniti a 8 anni e 4 mesi, ridotto ai 10 anni di primo grado e Filippo De Marco a 8 anni e 7 mesi di reclusione, ridotto da 10 anni a 8 mesi rispetto al primo grado. Ancora le riduzioni riguardano Pantalone Mancuso a 8 anni e 2 mesi rispetto ai 9 anni di primo grado e Alessandra Mancuso a 2 anni e 8 mesi riduzione rispetto ai 7 anni e 8 mesi del primo grado. Criniti e De Marco erano stati inizialmente arrestati con l'accusa di omicidio tentato e consumato con l'aggravante del metodo mafioso. Oltre alla detenzione illegittima di un ordigno esplosivo. Tuttavia, queste accuse erano state annullate dal Tribunale del riesame, con il giudice del primo grado che ha sostenuto la presenza di un margine di ambiguità ed una mancanza di certezza assoluta riguardo il loro coinvolgimento nell'attentato. Attualmente gli imputati hanno l'accusa di associazione a delinquere finalizzata a narcotraffico. Vito Barbara è indicato come promotore, direttore ed organizzatore dell'associazione, mentre Criniti e De Marco si occupavano delle modalità di approvvigionamento delle stupefacenti. Altri partecipi all'associazione includono Pantalone Mancuso, Alessandro Mancuso e Domenico Bertucci.